Adesso il pesto è pronto, è il momento di assaggiarlo. Tutta la giornata cambiamo aquiloni per fare un bello spettacolo. Non un obbligo, ma come dire, era una festa. È la seconda salsa più usata al mondo per condire la pasta dopo il sugo al pomodoro. Il pesto genovese è una delle principali glorie della città. Tutti pensano di saperlo fare. In fondo bastano pochi ingredienti semplici e un frullatore. Ma il vero pesto lo riconosci dalla qualità del suo ingrediente principale, il basilico genovese DOP. È tutelato da un consorzio che rappresenta 61 produttori dislocati lungo tutta la zona costiera, su un totale di 212 ettari. Un'industria che impiega circa 200 addetti, senza contare le oltre 50 aziende di prima lavorazione e trasformazione. Noi abbiamo visitato una delle aziende del consorzio a Celle Ligure. Qui le serre sono proprio a picco sul mare. Il clima, l'aria con la salsedine, il terreno con la chimica del terreno, che del terreno ligure, ricco di pietre, ricco di minerali, crea un aroma, un sapore che non ha uguali. Si coltiva in due modi. Il primo, come vediamo qua dietro, in serra tutto l'anno, e il secondo a pieno campo, quando arriva la primavera. Il basilico genovese DOP si riconosce dal colore del terriccio alla radice della pianta. È la storia di Genova e del suo porto, quella raccontata dall'edizione primaverile dei Rolly Days, quest'anno dedicata al mare, nella cinquecentesca strada nuova, oggi via Garibaldi, aperti per la prima volta tutti i 12 palazzi, mentre in via Balbi, dopo un restauro, è di nuovo visibile Palazzo Balbi. Porte aperte anche a Palazzo San Giorgio, fin dal 400 sede della Banca dei Genovesi, con la monumentale Sala delle Compere. Visitabile come anche la dimora di Ambrogio di Negro, nel 500 tra gli uomini più ricchi del mondo. Ma questi Rolly Days di primavera propongono anche un focus sulle ville lungo la costa a ponente del centro storico tra San Pier d'Arena e Pegli. Nella villa Duchessa di Galliera, durante i Rolly Days, per la prima volta aperto il boudoir settecentesco privato della Duchessa, con arredi e suppellettili originali. Tutte le volte che iniziamo il giro si accende sia strumento che applicazione e viene segnalato praticamente tutto il percorso che facciamo, con una miriade di dati che noi che non siamo del mestiere non li capiamo, però evidentemente per Fondazione Cima sono importanti. Giacomo Parodi, presidente della Turchino Outdoor Resort, è uno scienziato in bicicletta, più correttamente porta la scienza in bicicletta insieme agli altri 60 bikers della sua associazione sportiva dilettantistica, in giro sulle colline di Mele e dell'entroterra genovese. Quest'idea di raccolta dati, e noi con un piccolo sforzo riusciamo a farlo, perché noi comunque i giri in bicicletta li facciamo. E per noi è solo sufficiente accendere lo strumento e partire. Oltre a riesumare una rete sentieristica abbandonata da anni, sono volontari di una ricerca scientifica della Fondazione Cima, centro internazionale il monitoraggio ambientale, ente di ricerca senza scopo di lucro. La loro missione ha una finalità ben precisa: raccogliere dati per eventi specifici che possono essere accaduti in una certa area territoriale,
un evento di temperatura molto elevata, condizioni di nebbia particolari tipo la caligo o altri fenomeni. Dati che potrebbero migliorare anche la qualità delle previsioni meteo a breve e brevissimo termine. Tutto ruota intorno a un piccolo oggetto tecnologico collegato allo smartphone e installato in questo caso sui manubri delle mountain bike. È un meteo tracker, un tracciatore che a differenza di una centralina fissa può annusare temperatura, umidità, pressione e altre informazioni climatiche metro dopo metro, secondo dopo secondo, informazioni preziose. Al fine serve anche a noi che dovessimo avere un incidente o un'avaria nei boschi, con questo ci possono anche rintracciare. Il progetto della Fondazione Cima è parte di uno più ampio europeo chiamato iChange, iniziato nel 2021 e che terminerà nel 2025. Un centinaio di sensori sono accesi a Amsterdam, Bologna, Barcellona, Gerusalemme, qui in Liguria, non solo biciclette. Siamo riusciti a coinvolgere i battaglieri del Tiguglio, quindi abbiamo alcuni meteo tracker sulle loro motonavi, abbiamo un meteo tracker sulla nave bus del Consorzio Liguria Via Mare, siamo riusciti a collaborare con le società del trasporto pubblico. La speranza è estendere la rete anche attraverso altre progettualità per renderli un dato che raccogliamo in maniera continua nello spazio e nel tempo, ancora una volta per aiutare poi un domani anche le missioni di allerta per scopi di protezione civile. Non ci poniamo troppi limiti alla raccolta dati. Siamo arrivati nell'estremo ponente della regione, Ventimiglia, ad un passo dalla frontiera. Qui il dolce del cuore è uno, unico e inconfondibile, la castagnola, con la sua storia che racconta la vicinanza con la Costa Azzurra e parla di culture diverse che si intrecciano nei profumi e nei sapori, già a partire dal nome, la castagnola, che non deriva dall'ingrediente ma dalla forma, quella dei marron glacé francesi. A ideare il dolce una bottegaia del centro storico di Ventimiglia, che d'estate lavorava come cuoca per le famiglie nobili della Costa Azzurra. Presso queste famiglie, soprattutto nobili che arrivavano dal nord Europa, ha incontrato i gusti come appunto il chiodo di garofano e la cannella e il cioccolato. L'unico elemento locale che è stato aggiunto è l'acqua fior d'arancio, perché a Ventimiglia esistevano alcune distillerie dove appunto venivano distillati il fior d'arancio. Tutte spezie e aromi che ritroviamo in questa ricetta del 1920, riconosciuta come punto di riferimento dai ventimigliesi riuniti nel circolo della castagnola. Ma come si fanno questi dolcetti? Si parte dall'infuso di caffè. Nella ciotola abbiamo messo dello zucchero e del cioccolato, degli aromi che sono il chiodo di garofano e la cannella, e poi il cioccolato viene sciolto dal calore dell'infuso di caffè. Si procede quindi con l'impasto unendo infuso e farina. È un impasto che deve riposare, bisogna utilizzarlo subito? Assolutamente, bisogna usarlo prima possibile perché gli ingredienti si induriscono e non permettono poi di fare, diciamo, la tipica forma arrotondata. E ovviamente senza perdere troppo tempo, via una dopo l'altra, fin tanto che l'impasto si lascia manipolare con facilità. E l'ultimo passaggio in cosa consiste? Allora, l'ultimo passaggio consiste nell'immersione nell'acqua di fior d'arancio e poi il contatto con lo zucchero semolato. Proviamo con due? Certamente. E le schiaccio anche un po'? Le schiaccio anche un po' per farle cuocere in maniera più regolare. Il trucco per assaporare al massimo la castagnola è non mangiarla in un boccone solo, ma spezzarla per permettere alle spezie e agli aromi di ossigenarsi ed esplodere in tutta la loro intensità. Lo sanno bene i ventimigliesi, lo stanno scoprendo i turisti, lo ricercano quelli che in dialetto sono definiti gli spantegai. Gli spantegai, sparsi in tutto il mondo. E la castagnola è il loro cordone ombelicale, è quello che fa ricordare Ventimiglia, è quello che spesso richiedono che gli sia spedita, che gli sia mandata, proprio per ricordarsi la loro città d'origine.
samurai e ideogrammi giapponesi nel vento della Liguria, più che aquiloni, quadri volanti. A realizzarli, secondo le tecniche antiche, due maestri nipponici, venuti appositamente a Spotorno in provincia di Savona per l'annuale Festival del Vento. Un lungo viaggio per mostrare e raccontare le loro tradizioni. Questo è un tipico disegno dell'aquilone giapponese. Negli anni ci sono stati ospiti da Cina, Bali, Malesia. Quest'anno protagonista è il Giappone. Iqbal Hussain è pakistano, ma per un periodo ha vissuto a Tokyo. Ci sono studio e ricerca. Per realizzare alcuni aquiloni, spiega, ci può volere anche un anno di lavoro. Questo è un aquilone, si chiama Fugu, che è un pesce palla, velenoso, per quello, però è molto popolare nei ristoranti giapponesi. Rappresenta diversi simboli del Giappone, per esempio l'airone, la tartaruga e le onde. L'arte nipponica affascina anche molti italiani, come Franco di Monza. Questo è un aquilone giapponese, Edo si chiama. È un aquilone tradizionale che proviene da Tokyo. È un aquilone fantastico. Abbiamo Simba, Puffy, anche Tom e Jerry, però adesso sono dentro il zaino. E cambiamo tutta la giornata, cambiamo aquilone per fare un bello spettacolo. Ma lei sta giocando a calcio in cielo? Io sto giocando a calcio, sto cercando di battere il rigore, quello della vita, diciamo. Ci si sfida a disegnare geometrie nel cielo e ci sono battaglie spietate. Lo scopo è abbattere gli aquiloni avversari, ad esempio tagliandole o attorcigliandone il filo, proprio come fanno Amir e Hassan, protagonisti del romanzo e del film Il cacciatore di aquiloni. Spesso sono missioni kamikaze. La battaglia da vincere è sicuramente quella col vento che va e viene. Ci sono persone di tutte le età, forse più adulti che giovani, e di tutte le professioni, avvocati, operai, insegnanti. Il classico aquilone a rombo è solo il punto di partenza. Ci sono i gonfiabili e quelli in sequenza, centinaia, legati uno all'altro. Ce ne sono in bambù o in fibra di carbonio, quelli a un filo e a più fili. Da cibo povero per i poveri a presidio Slow Food, la castagna in Val Bormida ha sfamato generazioni e generazioni. Un tesoro prezioso che dai boschi dell'autunno arriva in tavola tutto l'anno grazie a tecniche tramandate nei secoli e qui a Murialdo usate ancora oggi. Questo è un antico essiccatoio, come funziona? Funziona in maniera molto semplice. Ogni sera le castagne vengono portate a valle dai boschi, vengono portate al piano superiore del seccatoio, al piano inferiore un fuoco per 30 giorni, le disidrata e gli dà questo caratteristico. Profumo di affumicatura. Della castagna non si butta via niente, serve anche per la sua stessa essiccatura. Esatto, e soprattutto la cosa più importante è appunto la buccia. La buccia viene conservata e viene coperto il fuoco per far seccare le castagne stesse. All'anno qui vengono raccolte circa 200 quintali di castagne verdi che, una volta essiccate, sono pronte per essere lavorate. Oltre al frutto intero, la castagna viene anche utilizzata come farina, quindi la mettiamo all'interno del mulino e otteniamo la farina. Come una pepita d'oro, la castagna è preziosa anche per la sua duttilità. Dalla farina possiamo ottenere le paste e i dolci. Per quanto riguarda invece il frutto intero, possiamo fare la birra, il gelato, le marmellate e le castagne sotto sciroppo. La tradizione regala però una ricetta particolare, castagne e latte, un cibo tanto semplice quanto delizioso. Questo è uno scheletro di Ursus speleus, l'orso alle caverne. L'orso speleo è abbondantissimo durante il Pleistocene superiore in tutta Europa. Qui nelle nostre grotte lo troviamo tra i 50.000 e i 24.000 anni, in tantissimi esemplari. È questo uno dei due grandi protagonisti nella grotta della Basura, che contiene un vero e proprio cimitero con centinaia di ossa. In uno scavo recente però si sono trovati anche altri tipi di resti. Nel 2016 è stato trovato un livello tappezzato di peli di orso. Ovviamente non sono più resti organici, sono resti fossilizzati, ma che ci permettono di riconoscere addirittura dei lembi di pelliccia, perché sono estesi sulla superficie.
All'interno di queste associazioni di peli si trovano tantissimi pollini, tantissimi frammenti di legno. L'analisi dei pollini ha consentito di ricostruire l'ambiente preistorico circostante la grotta, caratterizzato da alberi radi, soprattutto pini, e molte piante erbacee che coprivano i pendii sassosi. L'altra presenza importante nelle grotte di Toirano è quella umana. Uomini entrarono qui 14.000 anni fa ed esplorarono gli ambienti, lasciando numerose impronte, ora analizzate coi metodi più innovativi e grazie alla morfometria geometrica ricondotte ai rispettivi autori. Si tratta di 5 individui di età e probabilmente anche di sesso diverso, tra cui tre ragazzini, più piccolo dei quali non doveva raggiungere i 4 anni di età. Quindi questo ci ha consentito anche di svelare la composizione sociale, il gruppo sociale del Paleolitico superiore. Sono state studiate anche le impronte lasciate dalle mani. Questi 5 individui, tra cui i 3 bambini, hanno tra virgolette giocato con l'argilla. Vediamo ancora oggi le tracce di queste manine che hanno spalmato di argilla questa parte della parete della grotta. Siamo a pochi minuti da Lassio, ma la sensazione è di essere in un paese fuori dal tempo. Le casette color pastello, le viuzze che si arrampicano sulla collina, la chiesa con il ciclo pittorico del 400, il ritmo scandito dalle campane e poi quella faccia incredibile su tutto il golfo. Siamo nella frazione di Solva, 250 abitanti ed un amore incondizionato per il loro dolce tipico, le bicette, che da secoli accompagna la vita del paese. Penso che non ci stuferemo mai delle bicette, sono proprio troppo buone. Perché si chiamano bicette? Si narra che nel 1482 la frazione di Solva sia stata invasa da vipere e quindi c'è stata la richiesta alla Madonna, l'ampliamento della chiesa in suo onore e il miracolo, e la frazione è stata liberata dalle vipere, anzi dalle bicette, e da lì l'origine del nome di questo dolce. Una delizia che non è più mancata dalle tavole dei solvesi per il giorno della festa dell'Annunziata. A casa sua si facevano le bicette? Sì, sempre. Io sono nata con le bicette in casa, sempre. Tempo di guerra, anche poche, però non sono mai mancate nelle famiglie di Solva. Si facevano in casa. Era non un obbligo, ma come dire, era una festa. Per Solva era la festa fare le bicette. Nelle famiglie le fanno sempre, qualcuno che impasta passando per il paese il profumo di bicetta si sente e dice: guarda, quello lì sta facendo le bicette. Ma come si fanno questi dolci? Si parte dal lievito sciolto nell'acqua, a cui si aggiungono gli aromi, i semi di finocchio e la buccia di limone. Si aggiungono quindi lo zucchero e la farina fino ad avere un impasto morbido. Quindi maltratta un po' l'impasto? Sì, lo devono proprio come se... Se uno volesse incorporare dell'aria, non lo so. La fase più delicata è quella della frittura. Per ottenere l'effetto bicetta, infatti, l'impasto viene trascinato nell'olio fritto con le mani che vengono preventivamente inumidite perché l'impasto si stacchi. Ma attenzione che nessuna gocciolina di acqua cada nel pentolone o l'olio ovviamente schizza. Basta inumidirsi bene e faccio così. Tradizionalmente un'attrazione per i bambini, ma sono molti i livelli a cui l'Acquario di Genova punta a coinvolgere i suoi visitatori. Dai residenti ai turisti che scelgono il capoluogo ligure come meta proprio per poterlo visitare. C'è un effetto wow dato dalle vasche scenografiche come quella delle meduse, dei lamantini, dei delfini, della barriera corallina. Ma c'è soprattutto una missione educativa. L'acquario ospita animali nati in cattività, scambiati a volte con altre istituzioni che condividono la stessa politica di rispetto dell'ambiente. Altri salvati da situazioni critiche, come i 2 pitoni albini abbandonati nel greto di un fiume da un privato. Altri ancora trovati in mare, feriti e ormai incompatibili con la vita selvatica, come la tartaruga Elica, che era già stata liberata una volta ma ora ha subito danni troppo gravi al guscio.
Tutto questo viene spiegato con percorsi su pannelli adatti ai bambini. Roberta Parodi, responsabile dei servizi educativi, dove siamo? Allora, siamo sulla nave blu e questa è un'area dedicata alle lagune tropicali e quindi nella vasca che abbiamo alle nostre spalle possiamo vedere sia pesci sia invertebrati che vengono ospitati in questa vasca. I coralli di questa vasca tropicale, come di tutte le vasche che abbiamo in acquario, sono riprodotti in acquario o provengono da altre strutture che condividono la nostra policy. Questa qui è un'area educativa dedicata ai più piccoli, dove vogliamo proprio far vedere la ricchezza di forme di biodiversità delle scogliere coralline. In particolare abbiamo una vaschetta che noi chiamiamo nursery, dove vediamo le talee delle madrepore che vengono proprio riprodotte qui in acquario. Ma ci sono anche esperienze che si possono prenotare al di là del percorso base, visite guidate approfondite su argomenti a scelta, oppure i dietro le quinte amati anche dagli adulti. Si può assistere a una sessione con i delfini, dove si scopre il lavoro dei biologi con questi cetacei. E fra le attività più apprezzate c'è il pasto dei pinguini, in un'area chiusa al pubblico generico. Ma all'acquario si scopre anche la parte brutta del mare. Una vasca ricrea una tipica area, ricca più che di fauna, di plastica e rifiuti di vario tipo. Lei sta realizzando le trottole tradizionali. Tradizionali, la trottola tradizionale che esisteva da 5.000 anni, che abbiamo le prime nozioni di storia. Quali sono le caratteristiche di una trottola tradizionale? Sono a forma di cipolla e deve essere ben equilibrata, se no non è il suo scopo di girare. Ne hanno fatte girare tante di trottole gli appassionati di Rocca Vignale. Renato è un meccanico in pensione. I segni sulle mani sono il frutto delle tante trottole costruite. E questa è la trottola finita. Il signor Renato è l'erede di Renzo Gandolfo, che vedete in queste immagini di repertorio, scomparso alcuni anni fa. Dagli anni 90 creò a Rocca Vignale un gruppo di appassionati. A lui è dedicato il monumento sulla piazza del comune. A Rocca Vignale era stato anche raggiunto il Guinness dei primati per la trottola più grande al mondo. Pesava 265 kg, ma il record è stato battuto dai coreani. Questa trottola che io ho in mano adesso, che lancerò, ha il record di aver girato quasi per 7 minuti. Una passione, soprattutto, che si vuole trasmettere ai giovani. Bisogna fare un angolo di 90 gradi con il tuo naso e poi si va più o meno al tiro. Ci si può divertire con poco? Esatto, con niente si può divertire, con un pezzo di legno e un pezzo di ferro appuntito sì, uno si diverte, è uno spago. Ma è meglio dei videogiochi? Sì, è tanto meglio. Hai preparato la gallina? Sì, l'ho preparata. L'hai spiumata? Nella cucina di Palazzo Spinola, con cuoco, sguattera e domestici. La meticolosa ricostruzione della quotidianità a fine Ottocento per presentare gli storici servizi da tavola lasciati al museo dalla scrittrice Camilla Salvagoraggi, che già nel 2016 aveva fatto un'analoga donazione. Per l'ascito testamentario ha deciso di donare a due ulteriori servizi che appartenevano alla famiglia, quello Salvagoraggi, diciamo collocato nella sala da pranzo, e quello della famiglia Raggi, oggi visibile qui nelle cucine storiche. Se quello con lo stemma dei Raggi attualmente esposto nella cucina era di uso quotidiano, quello elegantissimo apparecchiato al secondo piano nobile su una tavola natalizia era riservato alle grandi occasioni. L'acquisizione del servizio Salvago arricchisce il palazzo di uno straordinario esempio della manifattura risarginori di fine Ottocento ed è una preziosa testimonianza della raffinatezza della tavola dell'aristocrazia genovese per la qualità del servizio e per l'essere il servizio fatto su commissione, tanto che ogni pezzo ha appunto lo stemma di famiglia. Basati sulle informazioni dell'archivio storico, anche gli sketch inscenati a vestire le livree originali e far rivivere le atmosfere di quando i marchesi Spinola abitavano nel palazzo, i ragazzi dell'Istituto Turistico Firpo Buonarroti. E torna la magia con la galleria degli specchi illuminata solo dalle candele.